Dato che siamo chiusi in montagna, bloccati dentro per via del... Voi sapete che cosa? Del coronavirus. Abbiamo deciso di mandarvi un video su cui stavamo lavorando e che abbiamo fatto un po' di tempo fa. E niente, sarà utile. Speriamo vi piaccia. Mi sembra che facciamo colazione sempre vestiti uguali. Siamo tornati e abbiamo visto che il problema principale è di accompagnare i calzettini. Abbiamo tutti i calzettini sbagliati. Vuoi dire qualcosa al riguardo? I tuoi calzini sono a posto? Anche i miei calzettini sono sbagliati. Che ti posso fare? Forse la soluzione è il tabellone dei calzini. Solo, triste, scolorito. Il tragico destino di un calzino spaiato è sotto gli occhi di tutti. Rimane lì, tra coppie felici di calzini alla moda, nel fondo di un cassetto, in attesa che il suo gemello faccia ritorno. Ma a volte niente, il calzino spaiato rimane tale per il resto della sua vita, senza mai più sentire il calore di un piede umano in compagnia del fratello caduto. Quella dei calzini spaiati è una piaga che da secoli affligge tutte le case. A chi non è mai capitato di uscire la mattina di corsa e arrivare a scuola o al lavoro con due calzini diversi, magari uno grigio e uno color senape? Innumerevoli sono i caduti all'uscita della lavatrice e neppur si contano i dispersi nelle cassettiere. Spesso, troppo spesso, accadono questi misfatti e non si può più tacere. Abbiamo cercato su Google calzini spaiati e abbiamo scoperto che 1. Lo Zecchino d'Oro ci ha regalato uno spunto di riflessione qualche anno fa. Coppie di calzettini, calze corbuque, fantasmini, dentro la lavatrice che il Link in descrizione. 2. È stata indetta la giornata dei calzini spaiati, il primo venerdì di febbraio. 3. Twitter ha un hashtag, calzini spaiati, con cui gli utenti pubblicano le foto dei loro calzettini appoggiate sul letto. Alcune sono belle, altre decisamente meno. La questione si è fatta davvero seria. Un noto giornale di levatura scientifica ha dichiarato che esiste un algoritmo con cui risolvere questo dilemma. Pare si chiami Radix Sort. Serve a creare categorie di calzettini in base a colore, lunghezze. Esiste dal 1889, beh, insomma, è complicato. Vi lasciamo il link in descrizione. Noi proponiamo una soluzione più semplice, veloce e minimalista. Il tabellone dei calzettini. Down in the heart of the Ozarks, there's the most wonderful place. Kissed by the streams from the mountain, a spot that's all beauty and grace. Arkansas, land of abundance, made by the angels above. Innanzitutto le regole del gioco. Prima regola, no ai sentimentalismi, sono calzettini. Seconda regola, il cartellone. Nel cartellone vanno un paio di calzettini ogni settimana che sono rimasti spaiati da tempo. Gli date una settimana per ricomparire, dopo una settimana. Terza regola, rispettare le scadenze. Dopo una settimana buttate via il calzettino. Ci sono dei momenti in cui l'uomo ha una seconda chance e ci sono dei momenti in cui se non rispetta quelle scadenze l'uomo è spacciato. Lo stesso deve essere per i calzettini, perché è per via delle proroghe che ci troviamo con tutti i calzettini in casa. Quarta ed ultima regola, ripetete fino all'esaurimento dei calzettini spaiati. So che può sembrare doloroso all'inizio, che la vita migliorerà qui a qui. Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. Poi lo fai tu il finale del video, Ok. Vai Martina, roll the outro. Ok, allora, stamattina Franci mi aveva chiesto di registrare il finale della puntata, io me ne sono completamente dimenticata, quindi, siccome è l'8 marzo, ne approfitterò per cantare questa canzone a Lorenzo. Lorenzo, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri
Lorenzo, tanti auguri a te.